Salve a tutti ragazzuoli, qua è Rusher, benvenuti in questo nuovo episodio di Confronto Armi. Quest'oggi andremo ad analizzare due armi di per sé molto differenti, sebbene in alcuni campi. Sto parlando dell'M27 e dello Scaracca. Mi avete consigliato queste due armi in molti e adesso iniziamo a dare i soliti dati statistici che piacciono a tutti, ma soprattutto a me. Allora, ho fatto vari test e come state vedendo questa qui è una partita giocata contro i bot perché così potete vedere meglio, diciamo, le vere capacità delle armi. Allora, iniziamo a dare questi dati statistici. Allora, queste due armi, diciamo, si equivalgono soltanto in due campi, ovvero i caricatori e il tempo di mira. I caricatori sono uguali, ovvero 30 colpi nel caricatore normalmente e 40 con i caricatori aumentati. E il tempo di mira è di 0,25 secondi per tutti e due, quindi un tempo di mira veramente basso. Tutti gli altri campi, ovvero il danno, i colpi al minuto, il tempo di ricarica e il rinculo, sono completamente differenti. Allora andiamo per stadi, parliamo del danno. L'M27 ha il danno più basso nella categoria dei fucili d'assalto perché ha un danno da vicino di 33 e da lontano di 22, mentre lo Scaracca ha il danno più alto dei fucili automatici, dei fucili d'assalto automatici perché ha un danno da 45 da vicino e di 24 da lontano. Cosa significa questo? Allora, entrambi da vicino uccidono in 3 colpi. E da lontano con 4. Solo che lo Scaracca, avendo un moltiplicatore di headshot di 1,7, uccide da 2 colpi con un colpo alla testa da vicino. Quindi se prendete un colpo alla testa e un colpo al corpo, ucciderete l'avversario. Mentre l'M27 no, sempre 3 colpi. E da lontano invece tutte e due hanno bisogno di 4 colpi per uccidere. E allora, adesso parliamo dei colpi al minuto. Lo Scaracca ha un ratio di 600 colpi al minuto, mentre l'M27 di 700, quindi sparirete più, diciamo, più velocemente con l'M27 che lo Scaracca. Questo, diciamo, va un po' a compensare il fatto del danno, e anche lo Scaracca, diciamo, avendo un ratio così basso e un danno così alto, è meglio in questo modo, così, diciamo, si bilanciano un po' le questioni. Adesso invece parliamo del tempo di ricarica. In questo campo vince veramente di tantissimo l'M27 perché l'M27 ha un tempo di ricarica di 1,95 secondi quando il caricatore è ancora c'è ancora colpi nel caricatore, invece quando diciamo il caricatore è vuoto ha un tempo di ricarica di 2,57 secondi, mentre lo Scaracca, quando diciamo ci sono ancora colpi nel caricatore, ha un tempo di ricarica di 2,34 secondi, invece quando il caricatore è vuoto di 2,95 secondi. In questo campo l'M27 stravince di brutto, perché ci metterete molto meno tempo a caricare l'M27 che lo Scaracca, e questo è un vantaggio sostanziale, anche se si tratta di pochi decimi di secondo, comunque durante l'azione serve molto un tempo di ricarica basso. Adesso parliamo del rinculo, che è la cosa che diciamo differenzia maggiormente tutte e due le armi. Adesso vedrete diciamo una comparazione del rinculo delle due armi e come potete vedere il rinculo dello Scaracca è davvero marcatissimo, molto molto marcato, che può andare in alto a destra. Quindi, ma molto marcato, non come quello del PDV che magari era soltanto verticale e comunque era poco accentuato, ma quello dello Scaracca è davvero molto molto marcato, mentre come potete vedere quello dell'M27 è un rinculo quasi inesistente. Possiamo paragonarlo a quello dell'ACR di Modern Warfare 3, perché come potete vedere l'arma non va né in alto ma neanche a destra e a sinistra. Leggermente si sposta la mira, ma comunque è un rinculo che è molto sostenibile. Quindi il rinculo vince l'M27 e queste sono, diciamo, le mie opinioni personali su queste due armi. Allora, io preferisco di gran lunga l'M27, non più che altro per il danno, per il raggio di fuoco, ma per il rinculo, perché io, l'ho già detto in parecchi video, faccio davvero schifo a mirare, quindi con un rinculo come quello dello Scaracca, poco controllabile e che comunque
è davvero difficile da gestire, non mi sentirei davvero a mio agio. Mentre con quello dell'M27, anche se ha un danno basso, comunque è meglio avere un rinculo che rimanga sull'avversario che magari un rinculo che va per cavoli suoi, diciamo. Quindi questo era questo confronto tra queste due armi. Io personalmente preferisco l'M27, non so voi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di queste due armi e fatemi anche sapere quali sono le prossime due armi che dovrei recensire nel prossimo video. Io vi do appuntamento, al prossimo video ragazzi, ci vediamo, bella!